pomeriggio a tutti voi. Il decreto contiene vari provvedimenti utili al Paese, ma il mio intervento intende concentrarsi sull'articolo 2 della parte riguardante la A22, l'autostrada del Brennero, una delle autostrade più ben gestite d'Italia, che assicura ai concedenti ogni anno dividendi importanti. L'autostrada del Brennero è una società che ha investito e continua a investire importanti risorse in manutenzione e sicurezza, pur dovendo mantenere anche tratti alpini con versanti estremamente acclivi e frane di grandi e piccole dimensioni. È uno dei tracciati protetti nel modo migliore per quello che riguarda il dissesto idrogeologico. Ma a questa struttura si collegano due tratti ancora da realizzare e che hanno subito un iter travagliato. Si tratta dell'autostrada Campogalliano-Sassuolo e della Cispadana. In particolare la Cispadana è un'opera che dovrebbe collegare Ferrara e Modena e che nell'idea originaria del 1986 avrebbe dovuto essere una strada extraurbana secondaria a una corsia per senso di marcia, poi pensata come una strada a scorrimento veloce gratuita, ma che nel 2006, cioè 20 anni dopo, diviene un'autostrada a pedaggio e si prospetta la realizzazione con la finanza di progetto, dato che la previsione di spesa iniziale è di circa 1 miliardo e 158 milioni, con un contributo massimo regionale di 350 milioni. Infatti, Regione Emilia-Romagna ha stanziato 150 milioni nel 2007 e 200 milioni tra aprile e novembre del 2019. È principalmente per questa infrastruttura, credo, che nel decreto si parla di finanza di progetto. Devo dire che quando sento parlare di project financing ho sempre un campanello d'allarme che mi scatta. Nel Paese abbiamo una lunga serie di infrastrutture che hanno utilizzato la finanza di progetto ed è facile verificare i risultati, che in genere consistono nell'allungamento dei tempi di realizzazione ed in quello, spesso ancora più cospicuo, dei costi. Un esempio eclatante è la Brescia-Bergamo-Milano, lunga 62 chilometri, realizzata nelle previsioni che l'A4, che giungeva nelle medesime località, non fosse sufficiente a sostenere un traffico di circa 100.000 autoveicoli al giorno, con punte sino a 140.000, in cui 40.000 veicoli pesanti. Lo studio di prefattibilità è del 1996, la fattibilità del 1999-2000 e l'approvazione del progetto definitivo con inizio lavori nel 2009, lavori finiti nel 2014. Il costo stimato inizialmente era di 800 milioni di euro, ma all'inaugurazione era giunta a 2 miliardi e 439 milioni, di cui 700 milioni pagati dalla Banca Europea degli Investimenti e 820 milioni da Cassa Depositi e Prestiti. Il costo del pedaggio è di 15 centesimi per chilometro contro i 7 della A4, richiesto per sostenere investimenti che hanno impedito il suo utilizzo, e al posto dei 60.000 veicoli ritenuti necessari per sostenere l'investimento si hanno mediamente 20.000 veicoli. Per sostenere i costi lo Stato ha finanziato 300 milioni di euro sotto la denominazione Fondo Interconnessione Tratte Autostradali, 20 milioni dal 2017 fino al 2031. È evidente che l'autostrada, che doveva essere interamente finanziata da privati, è stata pagata dallo Stato e a tutt'oggi non si sostiene con gli introiti delle tariffe, che sono il doppio rispetto a quelle della vicina A4. Viene da chiedersi sulla base di quali valutazioni siano stati approvati i progetti, sia da parte della società di progetto Brabemi, controllata da Autostrade Lombarde per quasi l'87%, che si era occupata della progettazione, gestione e realizzazione dell'opera, come anche da parte della Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di parte del finanziamento. Un'ulteriore opera estremamente problematica, per cui si è utilizzata la finanza di progetto, è la Pedemontana Veneta, inserita nel Piano Regionale dei Trasporti del Veneto nel lontano 1990, vede l'inizio dei lavori nel 2011. L'opera sarebbe dovuta costare 2,4 miliardi, salite a 3 miliardi nel 2018, ma che alcune testate giornalistiche ipotizzano possano giungere addirittura a 13 miliardi di euro. I lavori sarebbero dovuti terminare nel 2020, ma dei 95 chilometri del progetto originario, sinora ne sono stati realizzati solo 12. Le cronache, anche giudiziarie, hanno evidenziato irregolarità
pesantissime nella realizzazione di tratti, soprattutto in galleria, dove tra Maloja e Castel Gomberto nel 2016 perse la vita un operaio per il crollo della volta dovuto all'uso di materiali non idonei. Intanto nel 2013 la Regione Veneto ha stanziato 615 milioni di euro e altri 300 milioni nel 2018, alla faccia del project financing. Un altro fulgido esempio che spesso assurge all'onore della cronaca è la pedemontana lombarda, che costituisce un ulteriore caso di come a pagare sia spesso lo Stato. L'opera, che prevede un tragitto di 97 chilometri, è partita nel 2009 e sinora è stato realizzato solo il 30% dell'opera. Il progetto approvato dal CIP prevedeva un costo complessivo di 4 miliardi, di cui 1,2 a carico dello Stato. Il concessionario ha fornito solo 500 milioni. Dopo l'inizio dei lavori, la percentuale di finanziamento in capo allo Stato è salita all'80%. E ora si prevede un prestito ponte di 200 milioni da parte delle banche socie al modico tasso di 7%. Una delle principali criticità, oltre a un investimento sinora non finalizzato, è stata che nel 2009 sono partiti gli espropri dei terreni che hanno interessato oltre 12.000 cittadini, un esproprio vero e proprio anche dei diritti, perché la legge imporrebbe che non si possa tenere sospeso un esproprio per oltre 7 anni, ma la società CAL, Concessioni Autostradali Lombarde, ha prorogato di oltre 2 anni il termine e poi, con l'arrivo del Covid, di altri 2 anni. Un atto di gravità assoluta, perché a pagare le conseguenze di questa gestione piratesca sono i cittadini lombardi. Lo sviluppo del partenariato pubblico-privato e dunque del project financing è legato soprattutto ai grandi progetti infrastrutturali, in particolare quelli di trasporto, ma tirando le somme in Italia fino ad oggi questo strumento non ha funzionato, ha funzionato molto poco. Lo strumento, nato per agevolare la costruzione di opere pubbliche affidando l'investimento a privati e remunerandoli attraverso concessioni e riscossioni di canone, non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Lo Stato infatti è sempre stato costretto a aumentarne i propri impegni finanziari, mentre i privati sono spesso rimasti bloccati dalle lungaggini burocratiche, mentre il contenzioso, che puntualmente si origina, allunga ulteriormente i tempi. Occorre applicare la formula della finanza di progetto agli interventi infrastrutturali pubblici che risultano essere realmente fattibili, che rivestono un elevato interesse pubblico e che possono garantire un'adeguata redditività del progetto. Nelle prassi operative si riscontrano spesso contratti nei quali l'intervento pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria. La Corte dei Conti ha rilevato che quando l'apporto pubblico sia superiore alla metà del valore, i contratti posti in essere non possono più considerarsi riconducibili alla specie tipicizzata dal legislatore, finendo per avere il solo nome del project financing, ma natura giuridica del tutto diversa, finendo similmente accade nel caso in cui l'ente locale si renda garante spesso presso il soggetto finanziatore, normalmente un istituto bancario, rispetto al capitale concesso, dal concesso credito al promotore. In tal modo, infatti, si svilisce la funzione del project financing, la quale non può ridursi esclusivamente a una tecnica di finanziamento delle opere pubbliche, ma deve anche consentire il trasferimento in capo ai privati, quantomeno in parte, dei rischi relativi al buon esito del progetto. Si raccomanda dunque il Ministero di valutare oculatamente i percorsi realizzativi di questa, come di tante altre opere nel Paese. Il Movimento 5 Stelle seguirà con attenzione questi procedimenti per cercare di evitare opere incompiute e soprattutto spreco di denari pubblici. Grazie. Grazie, senatore.